Questo programma è offerto da a Mondragone, in provincia di Caserta, centro estetico Charme & Beauty di Maddalena Chianese. Ricostruzione unghie, trattamenti innovativi viso e corpo con macchinari qualificati. Centro specializzato in massaggi drenanti, anticellulite e rassodanti. Depilazione definitiva e tanto altro ancora. Se siete alla ricerca del benessere, benvenuti nel centro estetico Charme & Beauty di Maddalena Chianese, viale Regina Margherita 183 Mondragone Caserta, telefono 349 185 53 42. Se la bellezza è una promessa di felicità, chiudi gli occhi e regalati un sogno. Ci risiamo, buonasera, buon venerdì sera a tutti quanti voi. 16 giugno, siamo a metà mese di giugno, anzi da un giorno abbiamo anche cominciato la seconda quindicina del mese più bello, io definisco più bello dell'anno, perché per i giovani è il mese dove la scuola termina la scuola, ma tranne per coloro che devono affrontare gli esami di maturità, poi invece per i lavoratori c'è questa voglia, l'attesa delle vacanze estive, delle ferie, no? Quindi c'è anche qualcuno che comincia già dal mese di giugno, quindi io l'ho sempre definito il mese più bello, poi anche il mese dove compio gli anni, quindi insomma andate voi, fatevi una ragione. Allora, Ketta Music, musica intorno alla città. Noi come sempre in ogni puntata ospiteremo ospiti, ospiteremo artisti campani che si mettono in evidenza o che si sono già messi in evidenza nel percorso della loro carriera artistica, ma quest'oggi io voglio dedicare la puntata ad una giovane artista, Flegrea, una voce bellissima, giovanissima pure, più o meno 20 anni, poi lo chiederò a lei direttamente, ed è Martina Garofalo. Buonasera Martina. Ciao Mino, buonasera. Allora Martina, tu giovanissima, ma come mai hai pensato di intraprendere questa carriera che poi è un po' faticata? Allora, in realtà è nato tutto all'età di circa 3 anni. A 3 anni... Piccolissima sì, proprio. Sì, sì, grazie a mio padre, anche lui appassionato di musica, e comprò un impianto, i primi impianti, ogni sera cantavamo dai Pooh a Battiato, Bennato, di tutto. E crescendo poi pian piano mi sono appassionata sempre di più a tutto quello che è il mondo della musica, il canto. E quindi dobbiamo dire grazie a papà se Martina Garofalo insomma ha cominciato questo percorso che noi ci auguriamo continui come è cominciato, perché Martina per essere qui questa sera significa che anche se in piccolo ma ha già dimostrato di avere talento, di avere qualità, quindi questo lo devi sapere perché altrimenti in questa trasmissione, in questo studio non ci mettevi piede, insomma qualcosa doveva accadere. Poi sono state tante le segnalazioni che mi avete fatto voi, io vi ringrazio sempre, anzi approfitto per ringraziare tutti coloro che seguono Ketta Music sia in TV che insomma, come è scontato, grazie a voi, almeno altrimenti il nostro editore sicuramente direbbe Monelli, salutami Ketta Music, salutati tutti gli artisti, ma insomma non rende. Invece questa è una trasmissione che va avanti da
3 anni e significa che va molto bene, questo grazie soltanto a voi, ma soprattutto a coloro che ci seguono sui social, quindi ogni giorno ci sono richieste, ci sono segnalazioni, questo ci fa veramente tanto, tanto piacere. Ma torniamo a Martina Garofalo, classe 1996, lo posso dire, puoi dirlo. Di solito alla donna l'età non si chiede mai, però tu sei giovane, quindi hai ancora questa voglia di dire io ho 20 anni, poi forse tra una decina d'anni comincerà a dire a una donna gli anni non si chiedono, è così, fidati. Beh, l'importante è sentirsi giovani dentro, però. Non lo dire a me che ho qualche annetto giusto, qualche annetto più di te, ma mi sento giovanissimo anche per l'attività che faccio. 7 anni però è un passaggio importante, tu cominci a prendere lezioni di canto, no? Sì, all'età di circa 7-8 anni ho iniziato a prendere lezioni e il mio percorso è iniziato in una scuola, l'Art Garage a Pozzuoli. Dopodiché pian piano ho deciso di cambiare tipo di percorso, ho preferito i maestri di canto privati, così che potessero dedicarsi comunque di più a me, e ho avuto 4 maestri di canto. Ho partecipato a vari concorsi anche grazie a loro. Ai concorsi ne parleremo dopo, anche perché poi io sono curioso, no? E voglio sempre sapere, metto sempre il ditino nella piaga, perché questi concorsi canori sembrano tutti meravigliosi, tutti belli, tutti fantastici, però c'è sempre il fatidico. Però adesso mi voglio concentrare su di te, perché tu hai fatto un passaggio artistico che non è da tutti, cioè tu hai cominciato frequentando scuole, maestri prevalentemente rock, no? Sei passata rock alla musica leggera, o è al contrario? Al contrario, dalla musica leggera. Dalla musica leggera sei passata al rock, un passaggio un po'... Sì, un po' strano, diciamo. E in realtà perché a 13 anni ho conosciuto il mio primo gruppo, mm-hmm. i The Avenue. Sì. E conoscendo loro mi sono avvicinata a quello che è il mondo del rock. Loro facevano appunto prettamente punk rock, rock grezzo, e io venivo da un mondo del tutto diverso. Certo, certo. Però fortunatamente mi ci sono ambientata subito e devo dirti che il rock poi è diventato la mia vita. Del rock ne parleremo dopo, visto che è diventato la vita di Martina. Insomma, è diventata la vita. 20 anni già, già dire vita è un parlone grosso, Martina. Cioè, che devo dire io allora? Io sono doppia vita? Sì. No. Ah, confermi? Puoi dirlo. Perfetto. Allora, noi ci fermiamo un attimo, anche perché non l'ho fatto in apertura, ma lo faccio adesso. Ringrazio il nostro sponsor Charm & Beauty di Maddalena Chianese, centro di estetica Mondragone, e visto che questa sera veramente in studio abbiamo la bellezza in persona con Martina Garofalo, noi ci guardiamo il contributo realizzato all'interno del centro Charm & Beauty e ritorneremo dopo qui sempre all'interno degli studi di Campi Flegrei per parlare con Martina Garofalo. Prego regia. Amici di Cape Town Music, salve! Beh, ci siamo oramai, è un'abitudine, sono 8 mesi che ci conoscete, sono 8 mesi che proponiamo il lavoro del centro estetico Charm & Beauty. Siamo qui con Maddalena Chianese, ciao Maddalena! Buonasera Mino, buonasera a tutti! Finalmente l'estate è arrivata e noi siamo pronti, dai, mancano pochissimi giorni all'ufficializzare, insomma, questa data, che poi per noi, insomma, la data non è tanto importante. Siamo con Giovanna oggi. Ciao Giovanna. Ciao a tutti. Allora Giovanna, io una domanda te la devo fare prima di entrare Maddalena nel clou della puntata. Tu sei diventata un personaggio pubblico, hai lanciato
Grazie a Maddalena, grazie a Maddalena. Il modello Curvi, ma che sensazione stai provando? Insomma, modella Curvi, nell'ultima quindicina di giorni penso che siano usciti altri articoli che parlano di te. E ora la gente mi riconosce per strada, la gente mi ferma, mi chiede, addirittura le ragazze mi vedono come un idolo, perché per fortuna la bellezza non è solamente la taglia 40-42, ma anche la taglia 48-50. Perfetto, allora insomma, grande soddisfazione. Diciamo che possiamo dire la modella Curvi rafforza l'idea del peccato si fa per la carne, non si fa per le ossa. Giusto, Giovanna? Giusto, anche perché io non sto mai a dieta. No. Quindi anche per voglio essere anche da testimonial per l'anoressia, la bulimia, ragazze, fregatevene, mangiate. Bella sta cosa, mi piace. Allora, veniamo qui perché poi lei non mangia, lei mangia, non fa dieta, tutto quanto, però oggi si è prestata per un trattamento particolare che qui al centro estetico Charm & Beauty possiamo trovare. Maddalena, oggi cosa vediamo? Allora, oggi vedremo l'alta frequenza sulle smagliature. Infatti Giovanna ha avuto due gravidanze in quanto gli hanno lasciato delle smagliature, che è una lacerazione della pelle, e quindi siccome sono ancora rosse possiamo restringerle ancora, ma siccome stesso la parola ci dice lacerazione, non sono facili da togliere. Infatti quando già sono bianche si deve ricorrere alla chirurgia estetica. Perfetto, allora noi in che modo cerchiamo di togliere le smagliature a Giovanna? Allora, abbiamo messo una sinergia apposta, visto che la sinergia non sono delle macromolecole come le creme, ma la sinergia è molto più raffinata, e l'andremo a picchiettare con l'alta frequenza. L'alta frequenza è un manipolo che scioglie le particelle per farle entrare in profondità. Sono delle scariche elettriche e la usiamo anche per la pulizia del viso, per fare la chiusura dei comedoni. Perfetto, allora a questo punto io direi di lasciare lavorare Maddalena e poi dopo vedremo un attimino se già sono visibili i risultati o dove possiamo poi vedere il risultato finale. Allora Maddalena, buon lavoro, noi vediamo? Grazie, sì, vediamo il trattamento. Perfetto, guardatevi questo trattamento. Abbiamo visto e abbiamo sintetizzato sicuramente il lavoro da fare per il trattamento alle smagliature. Allora Maddalena, più o meno che tempi ha questo trattamento e cosa avverte la cliente? Allora, un trattamento di 20 minuti da fare almeno due volte a settimana in 7-8 sedute. La cliente comunque avverte un po' di qualche pizzichino sulla pancia, niente di che, molto tranquillo come trattamento. Allora, un trattamento due volte a settimana per 7-8 sedute, e questo è il totale che vi porterà poi via le smagliature. Allora, a questo punto io devo ringraziare la nostra modella Curvi, Giovanna Licenziato, che oramai è diventato un personaggio pubblico e a noi fa veramente tanto piacere. Perché poi qui al centro estetico Charm & Beauty anche questo accade. Saluto Maddalena Chianese, ciao Maddalena. Buonasera a tutti e grazie che ci seguite con tanto affetto. Ma ricordiamo sempre, Viale Regina Margherita 183, ce l'ho fatta finalmente, insomma è arrivato giugno però ce l'ho fatta, ok? Alla prossima puntata, Cape Town Bellezza.
Beh, era il servizio realizzato all'interno del centro Charm & Beauty Mondragone. Ringraziamo sempre Maddalena Chianese e non posso non ringraziare Salvatore Spinosa. Allora, rientriamo in studio con Martina Garofalo e eravamo rimasti a un argomento molto importante perché è la vita, così è stata la sua definizione, il rock è la mia vita. Perché il rock è la tua vita? Perché ho scoperto di poter essere me stessa con il rock. E non solo, la musica mi permette di essere me stessa, però con il rock ho più possibilità. Hai più possibilità, cioè tu sei convinta che cantando, esibendoti con questa... Perché poi è nicchia, no? Il rock sì. È una musica di nicchia. Solo io un po' di nicchia, nonostante ah, l'età ecco, che ho, nonostante... devo dirti la verità, sono un po' di nicchia, io in generale. E... se devo dirti la verità, quando sono entrata nel gruppo a 13 anni ho avuto molte difficoltà perché io venivo da un mondo che era Mina, Giorgia, tutti i cantanti appunto della musica leggera e trovandomi improvvisamente Blink 182, Green Day, i Pink Floyd. Che è sta roba? Ma ora che faccio? Ci provo? E ci provo, ci ho provato. Abbiamo suonato per 4 anni insieme. E piano piano ho capito, aspetta, vuoi vedere che mi viene meglio cantare rock che la musica leggera? Ma come si chiama la tua band? Hai dato un nome alla tua band? Era la mia era, band. Ah, era la era, band. Abbiamo suonato 4 anni insieme e si chiamavano i The Avenue. Eravamo i The Avenue perché appunto vivevamo tutti nello stesso viale. The Avenue è il viale in inglese e decidemmo questo nome. E fu anche un bel percorso, devo dirti la verità, ci sentiamo ancora tutt'oggi, si parla di collaborazioni insieme future. E... è stato bello, è stato molto bello. Questo è l'importante, perché nella vita l'importante è una sola cosa, fare quello che si sente di fare, questa è la prima cosa, e poi l'altra è fare bene quello che si sente di sono fare. Sono d'accordo. Perché poi il successo deriva proprio da queste due cose che sono fondamentali. Adesso invece Martina Garofalo che continua a mantenere il suo nome originale, quindi Al Secolo è in arte e Martina Garofalo, però sicuramente, te lo posso chiedere, un tocco ce lo devi dare, sei giovane, sei, nonostante ti sei definita di nicchia, no? Dico, però ti vedo grintosa. Quindi, sì, questo è vero, l'hai capito bene. Per usare un termine corrente, un nickname andrebbe benissimo. Ci sto pensando, sono ancora un po' indecisa, perché comunque è una cosa importante, è una cosa di cui devi essere certo, una volta che lo scegli deve essere quello. Vabbè, è normale, non è che puoi cambiare. Quindi... sto aspettando ancora un pochino, però presto arriverà. Okay. Arriverà. Noi siamo in attesa anche perché i percorsi poi di chi mette piede in questo studio, i percorsi artistici sono sicuramente di nostro dominio, quindi noi siamo obbligati a seguire il percorso artistico degli artisti che mettono piede in Capital Music, come è doveroso insomma da parte degli artisti metterci al corrente perché insomma si crea questa sinergia. Ma oggi Martina Garofalo che cosa propone al suo pubblico? Attualmente ho intrapreso un percorso proprio veramente attualmente con Mariotto MC. Ah, Mariotto che è stato ospite qualche puntata fa. Sì, è iniziato questo progetto, siamo in fase di composizione. Cioè, aspetta, fammi capire, cioè tu dalla musica leggera al rock sei passato alla rap. Ebbene sì. Anzi, sei passato. Fortunatamente sono molto versatile, adoro cimentarmi in cose nuove, soprattutto per quanto riguarda la musica, eccetto veramente pochi generi. Che ci sono dei generi che non tollero, voglio dire. Vabbè, sì. C'è. Ognuno di noi ha e una navigazione. Questo progetto con Mariotto, devo dire, mi sta aprendo belle porte, devo dirti la verità. Lui si è mostrato molto disponibile. No, è una persona eccezionale. Ed è veramente una persona eccezionale. E iniziato appunto questo progetto, adesso siamo in fase di composizione, presto uscirà il disco di Mariotto. Si parla di grandi collaborazioni, ovvero posso dirtene qualcuna proprio così, 99 Posse, Francesco Di Bella,
Lucarello, un to', diciamo che insomma, si prospettano belle si cose. Si prospettano belle cose, questo è l'importante. Quindi tu stai lavorando a questo progetto con Mariotto. Però da solista sicuramente avrai un altro genere che proponi. Da solista. Me lo aspetto a questo punto. Sì, da solista ho concluso un progetto con Principe Socio M. Ah, benissimo. Sì, e abbiamo scritto insieme appunto 3 inediti, di cui 2 possiamo già trovarli su Spotify. E invece uno sta per uscire con tanto di video. Quindi genere musicale? Genere musicale, pop rock, 2 inediti e un fresco reggae, il 3° inedito, bello che ancora deve uscire. Allora signori, a questo punto io sapevo, perché poi le segnalazioni sono state tante, io lo sapete, dico sempre quello che sento e quello che provo e soprattutto la verità, le segnalazioni sono state tante e posso confermare a questo punto che Martina Garofalo è un'artista a 360 gradi, è versatile, riesce ad abbracciare tutto. Dici, ma tu di solito chi fa tutto non fa nulla? No, ha cominciato il suo percorso, l'ha cominciato per bene studiando e questo poi gli permette di affrontare, di esprimersi in diversi generi musicali. Io lo dico subito qui live, in diretta, insomma nel mese di agosto Ketta Music sarà on the road, sui lidi, anzi on the spiaggia, no? On the beach, perché andremo a registrare sicuramente, non andremo in diretta, a registrare sui lidi, quindi tieniti pronta perché prontissima. Ti proporrò sicuramente sulle spiagge, perché poi la spiaggia, ecco, è reggae, insomma, sì. Meraviglioso, sì. Meraviglioso proprio, e credo che sia l'ambiente giusto. A proposito dell'ambiente invece non ho dimenticato, perché io devo mettere sempre il ditino nella piaga, il discorso concorsi Canori. Tu che concorsi Canori, a quali concorsi Canori hai partecipato? Allora, sempre con il gruppo, partecipato a Castrocaro. Ah. Abbiamo fatto le prime 2 selezioni, dopodiché, insomma, conosciamo un po' l'ambiente concorsi, un po' l'ambiente dei talent in generale, che purtroppo è quello che è. Raccomandazioni, qualcosa di soldi in più. Allora abbiamo preferito non cedere. Ma secondo te, da giovane che spera sicuramente in un futuro roseo, meraviglioso, e non soltanto in un futuro roseo, ma come si dice, fiori e rose, bello, pim pam, insomma, che ti aspetti? Sei pro talent o hai dei dubbi? Poi ti puoi esprimere come vuoi. Allora ti dico, io ho provato anche X Factor, ho fatto anche la selezione per X Factor perché vinsi un concorso e stesso i giudici di questo concorso mi proposero di fare questo provino. Sì. Sono pro per certi versi, perché i talent sono delle grandi vetrine, veramente grandi vetrine, e in determinati talent troviamo davvero persone serie, persone competenti, persone che davvero vogliono darti una mano. Però purtroppo anche determinate persone vengono scavalcate poi da quelli che sono gli interessi, quindi pro e contro. Pro e contro, beh, questo è sentirlo da una giovane ragazza è brutto, perché in effetti poi quello che appare, no, è il prodotto finale e sembra tutto che sia così. Io ti auguro sicuramente di continuare, aumentare, migliorare la tua carriera artistica, perché hai le qualità e hai i numeri per ottenere dei risultati importanti. Per quanto riguarda i talent, condivido appieno il tuo pensiero e condivido anche le tue perplessità. Ho partecipato anche a Sanremo Giovani, o almeno ci ho provato, con questo inedito appunto che uscirà, sempre con Principe Socio M. Purtroppo non siamo passati, però l'anno prossimo ci riproveremo. L'anno prossimo ci riproveremo, anche perché poi se parliamo di concorsi, se parliamo di vetrine, la vetrina per eccellenza è Sanremo, anche se
Anche sì. Sanremo non è più il Il Sanremo vero Sanremo, sì. di anni fa, insomma, qualche cosina è cambiata, però dovremo ancora tornare a quello che era il Festival di Sanremo, era il Festival della canzone italiana, ma della canzone italiana, cioè voglio Sì, dire, che nostalgia. quando si parla di canzone italiana e spaziamo un po' nel nulla, no? Adesso si va molto sul sound, molto sul momento, sono tutte canzoni che durano il tempo, seguono la scia del successo e poi amen. Ma al giorno d'oggi, a parer mio, è poca la vera musica. Infatti, ti ripeto, mi sono definita ricchia perché io vivo di musica del passato, vivo di generazioni passate, di cose passate. E lo dico con nostalgia e a malincuore perché non è giusto. Sì, non è giusto effettivamente Però, lavorare con il passato. sì. Certo che la cosa è certa, e permettimi di dirtela, che il passato ci fa le ossa, no? Come si dice in gergo, il passato è importante, sapere, il sapere, quindi il passato è fondamentale. Però poi ci sono altri due tempi, il presente e il È il futuro. futuro, che sono importanti. Il presente è quello che viviamo oggi, il futuro è quello che sarà. Quindi, se pensiamo poi sempre al passato, insomma, è come un cane che si morde la La coda coda, e sì. non va bene. Noi facciamo una cosa adesso: ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma dopo la pubblicità sicuramente ritorniamo in studio con Martina Garofalo, perché lì mi devo divertire. Nella seconda parte. È bello perché andiamo a vedere dietro l'artista, in questo caso dietro la giovane artista Martina Garofalo, che donna c'è. A Mondragone, in provincia di Caserta, centro estetico Charm and Beauty di Maddalena Chianese. Ricostruzione unghie, trattamenti innovativi viso e corpo con macchinari qualificati. Centro specializzato in massaggi drenanti, anticellulite e rassodanti. Depilazione definitiva e tanto altro ancora. Se siete alla ricerca del benessere, benvenuti nel centro estetico Charm and Beauty di Maddalena Chianese, Viale Regina Margherita 183 Mondragone, Caserta. Telefono 349 185 53 42. Se la bellezza è una promessa di felicità, chiudi gli occhi e regalati un sogno.